In questo momento di difficoltà su più fronti deve essere forte il richiamo all'importanza della cultura. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo a Sulmona alla giornata conclusiva del Convegno internazionale di studi ovidiani per celebrare il bimillenario della morte del poeta sulmonese. Un fuori programma quello del Capo dello Stato, dal momento che il suo discorso non era affatto scontato. Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Sulmona Anna Maria Casini e del Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, Mattarella ha preso la parola sottolineando come la nostra identità si collega alla cultura, solo così si può affrontare il futuro. Questa straordinaria condizione culturale ci rende forti anche su altri fronti, come quelle economiche e sociali, ha detto in un altro passaggio il Capo dello Stato, salutando i sindaci e ringraziandoli per la faticosa, ma preziosa opera. In maniera ancora più vigorosa all'importanza della cultura, senza la quale non vi è la capacità di affrontare problemi, fronti, difficoltà, il nostro futuro. Le parole conclusive del professor Fedeli sono da riprendere. La nostra identità, la nostra condizione si collega alla cultura, a quella a cui siamo nati e a quella che abbiamo di fronte, perché soltanto in questo modo possiamo affrontare il futuro delle nostre comunità. Non poteva mancare riferimento al terremoto dell'Aquila di 8 anni fa e alla tragedia di Berlino, dove ha perso la vita la sulmonese Fabrizia Di Lorenzo. Il pensiero va, come poc'anzi è stato ben ricordato, al terremoto dell'Aquila, alle sue vittime, alle sue distruzioni, all'opera intensa di ricostruzione in corso. Va al terremoto, anzi ai terremoti che negli ultimi mesi hanno colpito il centro Italia e questa regione. L'Abruzzo è stato colpito da queste tre serie di gravi scosse sismiche, da un maltempo non visto inusuale, mai visto da molti, molti decenni, così come il pensiero va a Fabrizia Di Lorenzo, ai suoi familiari. Mattarella ha lasciato il Teatro Caniglia facendo gli auguri a Sulmona, all'Abruzzo, al paese. Poi in automobile è tornato in località Incoronata per prendere il volo verso il Quirinale. A mezzogiorno in punto il Presidente della Repubblica lascia Sulmona.